Se hai bisogno di soldi, vuoi un'aggiunta dell'Axo o completi mudati, non esitare a contattarmi. Iscriviti a tutti i miei gruppi Telegram, Next Gen e All Gen, ragazzi. Iscrivetevi a tutti i miei social e se siete da PS, in descrizione trovate i gruppi anche per PlayStation. E adesso al nuovo video. Bentornati, raga. Qua è Savix che vi parla, ragazzi. Allora, oggi vi riporto, ragazzi, la God Mod, la mia God Mod con l'attività che sta all'interno del casino, ragazzi. E se vi fate la God Mod in questa maniera, nessuno vi potrà uccidere, ragazzi. Siete in God Mod al 100%, ragazzi. Non esiste raceo o cacciatore di teste che vi toglieranno la testa, perché non vi potranno uccidere per nessun motivo, ragazzi. Quindi, come requisiti, ci servirà il bunker con all'interno il com, e all'interno del com ci servirà il deposito veicoli, ragazzi. Quindi vi tirate fuori il com e lo lasciate fuori dal bunker, e a questo punto vi dirigete verso l'attico di lusso, ragazzi. Non serve che mettete l'oppressor all'interno del com. È fondamentale che uscite fuori dal bunker il com e lo lasciate vicino al vostro bunker, ragazzi. Dopodiché vi dirigete al casino. Una volta che siete all'interno del casino, ragazzi, vi ricordo di inserire questa attività che dovete attivare dal menu interazione tramite opzioni con le mappa. A questo punto dovremo partecipare su Anawak, ragazzi. Se siete da play, facilissimo, partecipate, accettate il primo e rifiutate il secondo. Invece per Xbox, regà, è un pochettino più un casino. A volte Anawak non funziona, noi allora andiamo su amici, andiamo su Anawak, clicchiamo su guarda giocatore, accettiamo il primo e rifiutiamo il secondo, ragazzi. Uguale, identico al com2com. A questo punto, se siete da Next Gen, fate A e freccia destra su casino. Se invece siete da Old Gen, lo fate su Music Locker. Quindi cliccate una volta A o X e poi spammate freccia destra e volerete sotto mappa, ragazzi. A questo punto dobbiamo ritornare al nostro com. Intanto, ragazzi, ne approfitto per dirvi che mi sono rotto i stalkli, perché ogni volta mi chiedete di organizzare eventi e poi sono sempre in quattro quelli che si fanno vedere. Quindi, ragazzi, per piacere, se dovete rompermi i coglioni per fare degli eventi tipo drop o raduni, per poi non partecipare o partecipare in 3 o in 4, ragazzi, prendetevela con tutti gli altri che ogni volta tirano i pacchi o chi non vuole venire, perché sinceramente organizzare un drop o un qualsiasi evento che sia, ragazzi, come anche un raduno, sinceramente o si è in tanti o non è neanche divertente. Ma purtroppo qua la gente pensa solo ai soldi, mi chiede solo account in regalo e vuole solo una mano, ma quando c'è da fare qualcosa tutti insieme, nessuno non ha mai voglia di fare niente, e a me questa cosa, ragazzi, non mi piace. Comunque possiamo tornare al glitch, ragazzi. Una volta che siamo arrivati dal com vicino al nostro bunker, lasciamo l'oppressor vicino al nostro com, ragazzi, e andiamo a prendere un veicolo di un civile che sia abbastanza alto, che abbia il tetto abbastanza largo, ragazzi, e lo andiamo a mettere, ragazzi, in questa posizione. Una volta che abbiamo messo il veicolo in questa posizione, scendiamo dal veicolo, ragazzi, e saliamo sul nostro oppressor. Ragazzi, vi consiglio di salire sul veicolo in modo orizzontale, ragazzi. Perché questo? Perché ho notato che se ci mettiamo orizzontali sul veicolo è più menoso, è più complicato. Però una volta che ci dà la freccia destra, il 99% delle volte non si bugga e funziona correttamente. Il risultato, ragazzi, dovrà essere questo: che quando noi schiacciamo la freccia destra sopra il veicolo, ci dovrà despawnare il veicolo e noi dovremmo essere sopra il cerchio azzurro senza il veicolo del civile che stiamo sacrificando, ragazzi, per questo glitch. Quindi schiaccio una volta freccia destra, ragazzi, despawna il veicolo, rischiaccio freccia destra, ragazzi, tantissime volte e spawnerò all'interno del com con l'oppressor. A questo punto, ragazzi, usciamo dal com a piedi e ci dirigiamo all'interno del nostro bunker, ragazzi. State attenti in questo punto. Quando entriamo nel bunker, raga,
non entreremo nel bunker, entreremo nel COM, perché noi abbiamo fatto tutto questo procedimento per buggarci. Quindi una volta che entrando nel bunker siamo spawnati dentro il COM, raga, il gioco è fatto, dobbiamo riuscire a piedi, raga, e aspettare circa una decina di secondi che la minimappa si zoomi. Una volta che la minimappa si è zoomata, ragazzi, saremo finalmente in God Mode, raga. Raga, vi ricordo che con questo metodo nessuno vi potrà uccidere, neanche se viene attivato cacciatore di teste dal Secure Server, quindi dal CEO, ragazzi. Io spero che i miei video vi piacciono, raga, lasciate un like, lasciate un commento, supportate Xavix, condividete questo video da tutte le parti come tutti i miei altri video, aiutateci a far crescere questo canale e sbada bam, raga, al prossimo video, buona visione.